Se ti vuoi ammazzare, perché non ti vuoi ammazzare? Ah, approfittane, che io, che amo tanto la morte e la vita, se osassi ammazzarmi, anch'io mi ammazzerei. Ah, se vuoi osare, osa, a che ti serve il quadro successivo delle immagini esterne che chiamiamo mondo? La cinematografia delle ore recitate da attori, con pose e convenzioni prestabilite, il circo policromo del nostro dinamismo senza fine. A che ti serve il tuo mondo interiore che disconosci? Forse ammazzandoti potrai conoscerlo davvero. Forse finendo comincerai. E a ogni modo, se ti stanca essere, stancatene almeno nobilmente e non cantare come me la vita per sbornia, non salutare come me la morte in letteratura. Sei necessario o futile ombra chiamata gente? Nessuno necessario. Non sei necessario a nessuno. Senza di te tutto procederà senza di te. Forse è peggio per gli altri che tu esista piuttosto che tu ti ammazzi. Forse sei più di peso durando che cessando di durare. Il dolore degli altri? Hai il rimorso anticipato che ti piangano? Stai tranquillo, ti piangeranno poco. L'impulso vitale asciuga le lacrime a poco, quando non sono versate per noi stessi, quando sono per ciò che succede agli altri, specie la morte, che è la cosa dopo la quale agli altri non succede più niente. Dapprima è l'angoscia, la sorpresa della visita del mistero e dell'assenza della tua vita parlata, poi l'orrore della bara visibile e materiale, e gli uomini in nero che esercitano la professione di stare lì. Poi la famiglia che veglia inconsolabile raccontando storielle, rammaricandosi fra le ultime notizie dei giornali della sera, mescolando il dispiacere della tua morte con l'ultimo delitto. E tu, mera causa occasionale di quei piagnistei, tu veramente morto, molto più morto di quanto credi, molto più morto di quanto pensi qui, seppure tu possa essere molto più vivo altrove. Poi il ritiro nero verso la tomba o la fossa, e poi il principio della morte del tuo ricordo. Dapprima c'è in tutti un sollievo della tragedia, un po' seccante che tu sia morto. Poi la conversazione si alleggerisce man mano e la vita quotidiana riprende il suo tran tran. Infine, lentamente, ti dimenticano. Sei ricordato solo in due date ricorrenti: l'anniversario della tua nascita e quello della tua morte. E poi basta, più nulla, assolutamente più nulla. Due volte all'anno pensano a te. Due volte all'anno sospirano a causa tua quelli che ti amarono, di quando in quando sospirano, se per caso si parla di te. Guardati freddamente, guarda freddamente quel che siamo. Se ti vuoi ammazzare, ammazzati. Non avere scrupoli morali, titubanze dell'intelligenza. Che scrupoli o titubanze ha la meccanica della vita? Che scrupoli chimici ha l'impulso che genera le linfe, la circolazione del sangue, l'amore? Che memoria degli altri ha il ritmo allegro della vita? Ah, povera vanità di ossa e carne chiamata uomo, non vedi che non hai assolutamente nessuna importanza? Sei importante per te, perché è te stesso che senti, sei tutto per te, perché per te sei l'universo, e lo stesso universo, e gli altri
sono i satelliti della tua soggettività oggettiva. Sei importante per te perché solo tu sei importante per te. E se tu sei così, o mito, non dovrebbero esserlo anche gli altri? Hai come Amleto il terrore dello sconosciuto? Ma cos'è conosciuto? Cos'è che tu conosci perché tu possa chiamare sconosciuto qualcosa in particolare? Hai come Falstaff un grasso amore per la vita? Se la ami così materialmente, amala ancor più materialmente, renditi parte carnale della terra e delle cose. Disperditi, sistema fisico-chimico di cellule notturnamente coscienti, nella notturna coscienza dell'incoscienza dei corpi, nella grande coperta delle apparenze che niente copre, nell'erbetta e nelle erbacce della proliferazione degli esseri, nella nebbia atomica delle cose, nelle pareti turbinanti del vuoto dinamico del mondo.